maglia termica la porti, Fabrizio? No, pensavo di venire in infradito e col costume intero, però. Va bene per Scusa, voi? Ce n'ho uno floreale che è la fine del mondo. De descrivi, descrivimi i tuoi strati. Quello che mi ha consigliato Pompea è maglia di lana ereditata da mio nonno, pace all'anima sua, a pelle questa. Poi, Bene, assolutamente. secondo strato, maglia termica sopra. Poi, non paghi il pile, che anche non ho qua con me. E poi per la sera la camicetta, perché comunque è vero che Ti siamo in un piace la camicia? rifugio, ma. No! E le gambe come le metti le gambe? Le gambe metto un passo avanti all'altro, le incarto con dei pantaloni e poi soprattutto ragazzi, questa è l'evoluzione, questi pantaloni da pioggia che sono praticamente fatti di plastica, questa non respira niente. Scarponi Salewa, che tra l'altro è sponsor tecnico della nostra missione, Io c'ho anche il con ramponi e soprattutto, signori, guardate qua che mio meraviglia snare. questo modello, bighetta. Sopra Nera sta scarpone. bene con tutto, si apre da dietro così e voilà. Perché il look vuole la sua parte? No, Fa così. dobbiamo abbinare i colori, dobbiamo essere anche Ah, ragazzi, armonici, mi stavo armonici. dimenticando il gilet giallo Noisy No, Business. ragazzi, quando Questo. arriveremo tutti dobbiamo indossare il gilet. Raga, no, mi pesa troppo Va lo bene, lascia zaino, resta a stare. casa, basta. Dai, io e te rimaniamo qua. Sì, Facciamo una dai, carbonara. da soli. Ma ci Esatto. facciamo lasciare poi tutte le barrette? Ci ritrovano con la bava alla bocca, stesi sul prato. Poi niente, sto realizzando questo sogno, bello. E sono anche un po' triste. Sono le 9 e 9:20. siamo pronti per andare a dormire. E l'unica cosa che mi preoccupa è il fatto che metterò degli scarponi che non sono i miei. Per il resto sono tranquillo. Buonanotte. Ci siamo. Oggi è il giorno della partenza, finalmente stiamo per andare alla Capanna Nifetti e domani andremo alla Capanna Margherita. È lassù, sembra lontanissima, ma stiamo arrivando! Ragazze, siete pronte? Quasi. Questo quasi alle 7:20 è l'ultima parola di questa baita che stiamo per lasciare perché siamo pronti per il nostro big day. Stiamo provando a salire al ghiacciaio Indren, ma le notizie non sono confortanti. Sono arrivate le guide stamattina dandoci la notizia che il tempo lassù è proprio terribile e si vede, adesso si vede proprio, stiamo andando dentro a un temporale. Difficile gestire l'umore in queste condizioni perché eravamo prontissimi, carichissimi, ma è così. Umore della truppa? Alto, variabile, come il meteo. Sono arrivati questi due simpatici ragazzi che invece di essere gialli sono arancioni. E ci hanno portato delle notizie un po' grigie. Sì, sta piovigginando. Raga, mi metto il T-Way allora. O rientro di Sì. qua. Il ristorante oggi qui. Ma qui è aperto. La situazione è questa, ragazzi. Dobbiamo tornare giù. Siamo praticamente venuti qui per niente. Il tempo è terribile, c'è una sorta di tempesta perfetta e quindi è difficile dirlo, ma dobbiamo rinunciare oggi e riprovarci domani. Vediamo un po' quanto ci mettiamo. A quel punto E poi da lì lì riscendiamo spariamo direttamente. l'ultima cartuccia, che è quella di dire ok, vediamo quanto ci mettiamo in salita e se vediamo che è una tempistica fattibile andiamo fino a Margherita e torniamo in giornata. Torniamo giù, 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 giù. Sì, giovedì poi dobbiamo tornare a casa perché. Poi continuano a stallare lì tutto il pomeriggio. E poi guarda sta roba qui alle 4 così, mamma mia. Calcola che il rosso viola è proprio il. Rosso viola è secco, eh. E poi vedi che il bello di tutto ciò è che alle 10 va via tutto e domani mattina Stiamo qua fino alle 10, è hai visto? top. Domani mattina è bello. La situation non migliora, quindi stiamo per prepararci a scendere di nuovo a piana lunga e ritentare domani.
Cosa facciamo la sambuca? Mandiamo giù il boccone amaro? Eh sì. Io se no ti faccio. Mandiamo giù questo boccone amaro. Ma e quindi niente, dobbiamo così accogliere questa grandine, il vento, il tempo grigio. E sembrerebbe che domani sia splendente e speriamo. Dai, ci siamo consolati con il caffè corretto alla sambuca, mandiamo giù il boccone amaro, almeno domani potremo salire. Siamo tornati dalla cabana, è stato meraviglioso. Un po' breve. E adesso andiamo a vedere cosa vuol dire sognare un prete.